In questo libro penso di aver voluto raccontare il mio vissuto di psichiatra critico, psichiatra radicale, che in qualche modo non ha più voglia di lavorare con il manicomio, nel manicomio. E questa è una, come dire, affermazione non scontata, perché per 2 secoli la psichiatria si è sempre esercitata con il manicomio, sia i manicomi fatti di luoghi concentrazionari, cioè luoghi di reclusione, i manicomi ottocenteschi, sia i piccoli manicomi, cioè i luoghi come gli SPDC, comunità terapeutiche, i luoghi in cui le persone vengono legate, vengono elettroscioccate, vengono contenute chimicamente. E poi, come dire, in questo libro volevo anche prendere le distanze da una forma più evoluta e sofisticata di manicomio, che è quello che io definisco appunto in questo libro manicomio chimico. Cioè un manicomio invisibile, che è costituito da una diade, cioè la coppia diagnosi, oggettivazione diagnostica e psicofarmaco. E questa è una forma appunto più sofisticata, che non ha le caratteristiche del luogo carcerario, ma le caratteristiche della scienza, della medicina. Quindi è anche meno aggredibile, ci si può anche meno indignare rispetto a questa forma di manicomio. Quindi in breve, in questo libro ho voluto dire no, disubbidire a questa sorta di dogma della psichiatria che deve essere per forza legata a questa, a doppio filo con l'idea del manicomio. Insomma, penso che pubblicare questi libri con questa casa editrice sia stato per me, come dire, lo sbocco editoriale più semplice, più scontato, avendo io una formazione anarchica. Ricordo che anni fa proponevo a Amedeo Bertolo dei testi prevalentemente narrativi, in realtà erano dei romanzi, in cui romanzavo alcune figure, come ad esempio la figura di Carlo Cafiero, che per uno psichiatra è proprio il paradigma, quello dell'anarchico che poi impazzisce. E però giustamente Amedeo Bertolo mi diceva: ma noi non pubblichiamo narrativa. Quindi anni dopo, quando appunto ho avuto per le mani un testo anche in parte narrativo, ma prevalentemente saggistico e tecnico, ho riproposto appunto a Eleutera, e Eleutera per fortuna ha risposto positivamente, e quindi è nata questa collaborazione che ci ha portato a questi 2 libri, secondo me abbastanza fortunati, che costituiscono un dittico e che si esaurirà qui, non ci sarà una trilogia secondo me.